Allora, intanto quella che vediamo nei film, classica, ok? Quindi lettino ginecologico, posizione supina. Per chi è comoda, per noi, ok? Non per voi. È una posizione che non favorisce per niente la forza di gravità, quindi non aiuta tantissimo il procedere del travaglio, perché è una posizione dove siete completamente sdraiate. I tessuti del canale del parto, se sono a compagine, cioè se. La forza che fa sì che tutto proceda, è maggiore, ovviamente lavorano meglio. Una posizione di questo genere può essere un pochettino faticosa. Uno, perché in posizione supina non si respira più, a un certo punto della gravidanza, figuriamoci in travaglio. Punto secondo, la testa può non andare per il verso giusto, cioè può, insomma, non favorisce la progressione nella maniera corretta, però è comoda per gli operatori. Nel senso che io sono lì, bella, tranquilla, non devo fare niente, mi siedo, ti guardo, ok? Quindi, insomma, non è neanche una di quelle posizioni che uno dice, ah sì, sono bella protetta dal punto di vista della privacy, no? Quindi, insomma, c'è proprio libero spazio e apertura per tutti quelli che passano.